Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti, benvenuti in questa serata nella quale noi siamo venuti all'Hotel Flaminio e la Sala Tritone alle mie spalle ospiterà questa convention per festeggiare i 50 anni di vita dei Gentlemen's. Associazione pesarese, storica associazione, squadra di calcio, in realtà decine e forse anche centinaia di giocatori sono passati attraverso questo marchio. Perché? Perché sono tutti professionisti, ex professionisti, gente che comunque ha giocato a calcio a qualunque livello e vuole continuare a farlo nonostante gli anni che passano. I Gentlemen's sono veramente un marchio di fabbrica di un qualcosa di importante, sono un marchio di fabbrica di chi vuole continuare a fare sport, che al di là del risultato insegue per poter mantenersi vivo, per poter mantenersi giovane, per poter fare davvero questa cosa insieme agli amici. Ti porta a fare queste cose, perché effettivamente noi siamo un gruppo che ci divertiamo, giochiamo alla sera o al sabato mattina. Proprio organizzare così ci vuole una passione ancora più forte e credere in certi valori che sicuramente lo sport e questo club ci ha trasmesso e vorremmo che trasmettere anche altre persone, perché visto come gira il mondo, insomma. Il pallone è la prima cosa che abbiamo utilizzato da piccoli e ci ha sempre messo insieme tanti altri compagni e amici, ed è un simbolo importante, a maggior ragione ancora di più per una equipe, per un team come i Gentlemen, che da 50 anni si divertono giocando a pallone. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo giocato tanto, abbiamo fatto tornei internazionali, tornei italiani, insomma abbiamo condiviso questa passione del pallone con tante persone. Il pallone, la passione dello sport è educazione, è morale, è etica, è rispetto per l'ambiente. Il calcio camminato è una cosa che in questi ultimi tempi nasce, ha una visione buona, perché nasce per far divertire le persone che hanno un'età ormai avanzata, che hanno giocato a pallone da sempre. Ma attenzione, io li ho visti, questi ottantenni che corrono come dei matti, altro che calcio camminato, perché li ho visti. Ovviamente il calcio camminato è semplicemente una regola che dice non fatevi male, ma per il resto, se c'è agonismo, se c'è sport, ovviamente un po' di corsa e di sana competizione ci vuole, è necessario. E i Gentlemen sono un gruppo, anche si vede stasera, di gente appassionata di calcio, tifosa di calcio, ce ne sono tanti che continuano a giocare ancora. Mi chiedevano anche a me se andavo a fare due tiri, ma non ce la farei, né per le qualità tecniche né per quelle fisiche attualmente. Però vedere tanti amici qua, perché tanto poi Pesaro è una città piccola, ci conosciamo tutti, che si ritrovano prima del Natale per festeggiare i 50 anni di questa associazione, che oltre a giocare a calcio si diverte giocando a calcio, andando in giro per l'Italia e per il mondo. Io ho avuto modo di collaborare quando avevo la delega allo sport con i vari presidenti che si sono succeduti dei Gentlemen, e si sono fatti grandi tornei sia a Pesaro che a Gabice. Poi è un modo per stare insieme, e qui non ci sono solamente i giocatori o ex giocatori, ci sono anche le famiglie, quindi vuol dire che è una passione coltivata anche in casa.